Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 22 dicembre, sabato. E la cosa incredibile oggi sui giornali italiani è come stiano glorificando Emma Bonino. Allora, Emma Bonino, che conosco da un punto di vista politico da molti anni, perché quando ero ragazzino avevo la doppia tessera, quella del Partito Liberale, pensate un po' quello dei Radicali, una confessione tremenda che vi devo fare, ero minorenne. Beh, insomma, Emma Bonino era anche diciamo la donna che sembrava essere una di quelle che combatteva contro, non so, le istituzioni, contro la partitocrazia, contro le lungaggini assurde del nostro partito. E adesso è diventata, diciamo, la paladina dei conservatori. E ieri si è messa a piangere, cioè un parlamentare fa un discorso in cui insulta il ministro degli interni, perché questo è il senso del discorso che trovate oggi integrale su Repubblica, perché cosa fa Repubblica? Straordinaria, è diventata la paladina, la Giovanna d'Arco delle istituzioni, quella che con l'aborto, con il divorzio, con la partitocrazia ci aveva spiegato come le istituzioni dovessero essere invece violate e che le istituzioni erano corrotte, bisognava cambiarle. Adesso che arrivano questi che ti possono più o meno piacere, si mette a piangere. E il ministro degli interni cosa diventa? Il ministro degli interni Salvini diventa, per la Bonino, diventa un bullo di periferia, e questa sarebbe la donna delle istituzioni. Il suo discorso importante sarebbe quello in cui dice che Salvini è un bullo di periferia e che Salvini, dopo aver fatto il bullo di periferia, va bene nelle birrerie, quasi fosse il 1920, in cui le birrerie sono quelle, ciao Alessandro che sei ritornato dalla Cina, come se le birrerie fossero quelle, non so, di Monaco, quelle che preludono ai nazisti. No, le birrerie semmai sono quelle della sciatteria. Oggi Maurizio Gasparri, che alla fine nella sua, come possiamo dire, irritualità, il senatore di Forza Italia che parla chiaro, dice una cosa molto semplice e molto banale su questo governo: è inutile fare il piagnucolino alla Bonino. Oddio, mi viene da piangere, ma che te piangi? Sono 50 anni che stai in Parlamento, non piangere, l'hai prima discusso, poi ti sei fatta la listarella finanziata da solo i tuoi amichetti per andare in Parlamento, che è Milano 1 e Roma 1, e piangi. Mi viene una rabbia pensare che la Bonino pianga, ma lavora invece di piangere. Gasparri, che invece del Parlamento se ne intende molto di più e che ne ha viste molte di cose e non ha nessun moralismo, dice è un governo un po' arrogante e un po' incapace. Secondo me è perfetto, un governo un po' arrogante e un po' incapace, come sono tutti quanti i governi fatti da neofiti, come nel caso del Movimento 5 Stelle e della Lega. Perché tutto questo piagnucolare, diciamo, della Bonino è perché hanno fatto un maxi emendamento con il quale hanno esautorato di fatto le commissioni, ma anche il Parlamento, dal voto e dall'analisi. Sapete di che cosa? Un tempo noi giornalisti lo chiamavamo assalto alla diligenza. Ognuno ci piazzava il suo emendamentino, la sua amicizia, la sua piccola lobby. Oggi non ci sarà l'assalto alla diligenza, oggi ci sarà la fiducia. Cioè, semmai si deve dire ai grillozzi e ai leghisti: state facendo esattamente come Renzi, state facendo esattamente come Berlusconi, state facendo esattamente come Prodi. Non c'è nulla di cambiamento, c'è solo incapacità e arroganza, come direbbe Gasparri, o semplicemente continuità rispetto a quello che hanno fatto tutti durante tutte le finanziarie. Certo, la Bonino non potrà fare più, non so, la sua associazione culturale più Europa, o le sue marchette non potranno essere più fatte. La Bonino, come tutti gli altri, come Gasparri, come il Movimento 5 Stelle, che se ne è messo nel suo emendamento sicuramente. Il rischio Santo Stefano. Oggi io leggo sui giornali che c'è il rischio Santo Stefano. Fate come me. Fate come me, non fate i parlamentari, e venite in Thailandia e non rompete le palle. Ma se fate i parlamentari, sapete che c'è un solo mese che vi fanno un mazzo così, il resto fate quello che vi pare, ed è il mese di dicembre, perché dovete votare l'unica legge importante, che si chiama la finanziaria, tutto il resto sono pippe. Bene, allora, se dovete votare la finanziaria si deve votare prima del 31 dicembre, il rischio Santo Stefano, mi spiace, cari parlamentari, c'è. E i giornali che parlano di rischio Santo Stefano, ma chi se ne frega? Oggi in un retroscena di qualcuno di questi giornalisti che conoscono bene le camere dice che in realtà il rischio Santo Stefano di esercizio provvisorio, cioè se non si approva la finanziaria entro il 31 dicembre del 2018, è che si apra la seduta il 31 dicembre del 2018 e che la seduta non si chiuda, e così possono votare l'1, il 2, il 3 riferendosi alla seduta del 31 dicembre. Sembra il conclave di Celestino V, mi sembra, boh, non lo so se era quello conclave famoso
famoso in cui furono chiusi tutti quanti i cardinali per decidere perché non si decidevano. Ma non è questo il punto, chi se ne frega, la sostanza è fondamentale, non l'emendamento in un emendamento, la fiducia, non la fiducia. Questi fanno come tutti gli altri, fiducia, perché sanno che altrimenti non si risolve nulla. Tutti a piagnucolare, è stata abolita la democrazia, ma da che pulpiti arrivano? Hanno fatto fiducia sempre, ora ti diremo anche a te il reddito di cittadinanza, no, a me non me lo danno. Analisi serie, vogliamo vedere le analisi serie, non queste minchiate. La Verità fa una sua pagella, La Verità è un giornale che è filo governativo, ma nella sua pagella della Verità di Belpietro dice spremute le imprese perché sono disseminate in questa finanziaria un po' di tasse ovunque, dalla ecotassa alla tassa per le slot machine, alla tassa di qua, alla tassa di là, cioè ci sono tasse un po' ovunque, dice La Verità. Ricolfi dice cosa è successo con questa rimodulazione della manovra, è stata ci sono un po' più di tasse, ci sa un po' meno di spesa corrente, il che è cosa buona e giusta, ci sono meno investimenti, tutto per ridurre la finanziaria. Insomma, questa finanziaria, il tic di tutte le altre manovre, non è espansiva, cioè non ci aiuterà in un momento di riduzione dei consumi e delle prospettive di crescita nei prossimi mesi, non ci aiuterà affatto. Questa finanziaria fa schifo, aggiungo io, ma non mi metto a piangere perché fa schifo, perché anche quella passata non era bella, anche quella precedente non era bella. Continuiamo a fare finanziarie che servono solo disinnescare le bombe poste dalle finanziarie degli anni precedenti. Questa finanziaria su 31 miliardi ne ha 13 per non aumentare l'IVA. E da dove arrivano questi 13? Dal passato. La prossima finanziaria dovrà prevedere 19 miliardi per non aumentare l'IVA e quella dopo ancora altri 19 miliardi per non aumentare l'IVA. Cioè ci sono questi macigni che ci portiamo da una finanziaria all'altra. Quindi queste finanziarie cosa c'hanno? Quella di Renzi, questa, quella di Gentiloni, hanno solo un po' di marchette per il proprio elettorato. Le marchette per questo elettorato sono più disgustose rispetto a quello precedente, secondo me, perché il reddito di cittadinanza e quota 100 sono una minchiata. Oggi su Repubblica mi rendo conto che quelli si sono bevuti un po' il cervello. Quando mi parlano dei pensionati che pagheranno il reddito di cittadinanza, dico, interessante, il reddito di cittadinanza 7 miliardi è pagato dai pensionati. Poi vedo quello che succede, parlano della questione che i pensionati sopra 1522 euro non vedranno indicizzata, cioè aumentare le loro pensioni in funzione dell'aumento dell'inflazione. Allora dico, che cattivoni che sono questi leghisti, questi del Movimento 5 Stelle, che non adeguano all'inflazione le loro pensioni. Poi dopo però, visto che lo so, a un certo punto, dopo 45-50 righe, mi rendo conto che questo fatto esiste dal 2012, cioè dal 2012 che i pensionati perdono potere d'acquisto perché un po' di inflazione c'è, ma le loro pensioni rimangono basse, cioè non si rialzano. Questo vale per i pensionati sopra ai 1522 euro. È un'invenzione di questo governo? No, è un'invenzione di Monti, che poi è stata prorogata da Berlusconi, da Renzi, e poi è stata prorogata anche da Gentiloni, Letta, tutti l'hanno prorogata sta cosa. È colpa di questo governo? Questo governo non ha cambiato, l'ha prorogata, né più né meno di quello che hanno fatto gli altri. Entrando nel merito della finanziaria, questo saldo e stralcio oggi sul Sole 24 Ore ci sarà. Sostanzialmente chi è indigente potrà rivedere con un'aliquota del 15%, 16%, tutte le cartelle esattoriali che gli sono arrivate in faccia. Quindi se io ho una cartella esattoriale di 10.000 euro, con 1.600 euro potrò vedere saldarla e stralciarla completamente. Minchiata enorme che pare che abbiano fatto, vedremo come la cambieranno oggi pomeriggio col maxi emendamento, è questa web tax. Doveva colpire, ve l'ho già spiegato ieri, Google e Amazon, colpisce i giornali italiani che sono già uccisi da Google e Amazon. Complimenti alla genialata della web tax. Yes, continuiamo così. Andiamo avanti. La cosa più divertente oggi la trovo forse su Repubblica, cioè l'analisi costi e benefici per la TAV. State bene a sentire perché la cosa è delicata. Se io faccio la TAV, ci sono sei professori, di questi sei, cinque sono contro la TAV, il presidente della TAV è questo, dei professori, si chiama Ponti, e questi geni che cosa ti hanno detto? Se io faccio la TAV, tolgo dei TIR dalle autostrade. Se tolgo dei TIR dalle autostrade, cosa succede? Non pagano i pedaggi e non pagano la benzina. Allora, nell'analisi costi e benefici si dice che la TAV non è conveniente perché ci sono 980 milioni di pedaggi non pagati dai TIR e ci sono 800 milioni di aliquota fiscale sulla benzina non pagata. Cioè, siccome non ci saranno meno TIR grazie alla TAV, ci sarà 800 più 900, 1 miliardo e 7 di danno
derivante dal fatto che i TIR non circolano, 800 non vanno alle autostrade e 900 non vanno allo Stato come tasse. Io la trovo geniale, cioè soltanto Ponti e i loro amici possono mettere in analisi costi e benefici questo calcolo da cerebrolesi. Il punto è che Toninelli stesso pare si sia accorto che non si può mettere in questo calderone come danno della costruzione della TAV il fatto che non ci siano TIR che pagano i pedaggi, peraltro l'autostrada che lo stesso Toninelli odia e a cui vuol togliere la licenza. Tra l'altro nel pezzo di Repubblica è straordinario perché è stata intercettata una email che il presidente Ponti ha mandato a Castellucci. Vi sembra normale che il presidente che deve valutare l'analisi costi e benefici sul fare la TAV, cioè treni ad alta capacità e treni ad alta velocità che sono concorrenti delle autostrade, bene, il presidente che deve fare questa valutazione si scambia delle email col presidente delle autostrade Castellucci, quelle del Ponte Morandi, vi sembra normale? Mi sembra una roba incredibile che loro si scambino delle mail in cui Ponti, sapete che dice a Castellucci, ah vabbè perché sai io vengo considerato comprato da voi, cioè ci scherzano su questa cosa qua, io la trovo favolosa. Oggi più ridicola della Bonino forse Barbara Spinelli che si fa intervistare, che è diventata un po' più grillozza, buonasera Gerardo, buongiorno anzi a Gerardo, viene diventata un po' più grillozza, guardate se dovessi mettere su una bilancia se mi sta più sulle balle la Bonino o la Spinelli, vince la Spinelli, ma di tanto, perché almeno la Bonino magari gli è rimasta un po' di quella sua consuetudine con qualche radicale, con, li ha traditi tutti, ma insomma con Pannella, con quelli là, mentre invece la Spinelli è imbarazzante, oggi è diventata grillozza e cosa fa per difendere Di Maio e il suo decreto incredibile col quale si abolisce la povertà, secondo Di Maio? Non lo ridicolizza, avete sentito che cosa ho detto sugli emendamenti? Non sono certamente a prioristicamente contro questo governo, ma quando un intellettuale dei miei stivali riesce a dire, non so se questo è querelabile, un intellettuale, non dei miei stivali, scusatemi, mi scuso per essermi lasciato andare a questa scivolata, quando un intellettuale paragona il decreto che avrebbe tolto dalla povertà, ciao Corrado, ha il libro di Ernesto Rossi post guerra che si chiama Abolire la miseria, allora se un intellettuale riesce a paragonare l'uno con l'altro voi capite in che mani di intellettuali siamo, meglio forse qualche operaio, qualche contadino, qualche agricoltore, qualche coltivatore diretto, qualche artigiano, qualche commerciante, tutti, ma la Spinelli ragazzi quando la vedete evitatela. Imbarazzante riguardo a quando l'ultima domanda che le fanno alla Spinelli sul Fatto Quotidiano, dicono beh almeno sull'immigrazione sono riusciti ad avere un certo tipo di efficacia, sapete che cosa risponde? Risponde anche i campi di concentramento hanno funzionato, allora io dico se un intellettuale parla di campi di concentramento rispetto a quello che stanno facendo Salvini e il Movimento 5 Stelle in questo governo per tenere sotto bada l'immigrazione, allora capite perché questi vinceranno per i prossimi 50 anni, perché la Spinelli fa sì che io adori Salvini, la Spinelli mi fa sì che io adori tutto quello che è contro questo principio per cui se tu respingi degli immigrati stai facendo un campo di concentramento. Non è Francesca che parla agli intellettuali, alcuni intellettuali sono imbarazzanti come questi. Nel frattempo c'è un'intervista, parliamo di economia, a Conti, presidente dell'Enel, ve la sottolineo, ex presidente dell'Enel, oggi presidente della TIM, che ci spiega perché il titolo è passato da 1,10, pensate un po' voi gli sfigati che hanno il titolo TIM in portafoglio, da 1,10 a 0,50, si è dimezzato il suo valore da quando dice Conti sono arrivati i francesi di Vivendi, guarda caso lui però è presidente di una società in cui i francesi di Vivendi sono azionisti più o meno di maggioranza, insomma la vedo difficile, quando una società si occupa soltanto di corporate governance invece di vendere linee telefoniche è morta. Voi investireste un euro in una società che si occupa, chi è il presidente, chi sono i revisori, quali sono i comitati, le remunerazioni e non pensasse a come aggredire il mercato, non pensasse al fatto che io sono in Thailandia in questo momento e sto facendo una conference call con migliaia di persone a costo zero? Prima telefonavo, oggi uso Skype, prima pagavo le compagnie telefoniche, oggi invento di tutto per non pagare le compagnie telefoniche e ho questa qualità che state vedendo. Mi occuperei di questo, non degli azionisti di Vivendi, ma questo non è colpa di Conti certamente, è colpa delle grandi telco che secondo me sono rimaste dietro di 100 anni. Nel frattempo Wall Street, ultima cosa che vi segnalo da Wall Street Journal, ma non solo da loro, ha perso negli ultimi agosto ad oggi un quarto del suo valore, un quarto del suo valore. Vi rendete conto cosa vuol dire? Per
perso un quarto del suo valore. Questo vuol dire che forse il mercato orso è un po' alle porte, se non è già arrivato. Direi che per oggi è tutto, vi faccio auguri anticipati, anche se siamo chiari, noi fino a Natale, fino a quando ci sono i giornali, con questo collegamento favoloso lo facciamo. Ma chi ti paga, Porrino? Chiede il coglione Francesco Russo. Chi ti paga, Porrino? Mi paga un cretino come te che in questo momento mi sta vedendo, forse. Mi paga perché lucida il mio ego. Un cretino come te che mi vede mi sta pagando, chiaro, gratis. Fra un po' io che cosa farò? Metterò, non so, una lattina, metterò una custodia del mio cellulare, metterò una mole, un appunto, e con quello mi pagherò, va bene? Perché diventeranno i miei sponsor. Anzi no, non posso farlo perché abbiamo questo assurdo ordine dei giornalisti, per cui noi zero pubblicità. Insomma, auguri anticipati, ciao Rita, top top top, sempre mi fa piacere sentire che tu sei tra di noi. Noi ci vediamo domani, sempre con la zuppa di Porro, e se vi piace condividetela, e vi ricordo che sul mio sito c'è un sacco di altro materiale, nicolaporro.it. Ciao!